3, 2, 1, 0. Liftoff, the SpaceX Falcon 9 carrying Tess. Un nuovo cacciatore di mondi è stato sguinzagliato nello spazio. TESS, il telescopio di ultimissima generazione della NASA, è decollato la notte del 19 aprile alle 00:51 italiane, a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX. Il lancio, che aveva subito qualche rinvio proprio a causa di alcuni controlli tecnici sul vettore, è andato come previsto. Circa un'ora dopo la partenza, i pannelli solari gemelli che alimenteranno la navicella si sono aperti correttamente. TESS raccoglierà così la preziosissima eredità lasciata da Kepler, ormai vicino alla pensione dopo 9 anni di onorato servizio. Il nuovo satellite sarà in grado di esplorare una porzione di cielo circa 350 volte più ampia di quella studiata dal suo predecessore, fornendo così una dettagliata radiografia del cielo grazie alle sue 4 fotocamere ad ampio spettro. Immensa la mole di dati attesa dal nuovo cacciatore di mondi. Una volta a regime, TESS invierà sulla Terra una foto ogni 2 minuti. Secondo la NASA, questo lo porterà a scoprire mondi che ancora dobbiamo immaginare, mondi che potrebbero essere abitabili, oppure addirittura ospitare la vita.